Molti sanno che Adolf Hitler faceva uso di varie sostanze per mantenere il suo ritmo frenetico di lavoro e da sempre si rincorrono voci sul fatto che utilizzasse addirittura steroidi, non solo per avere l'energia di condurre la Germania nazista alla conquista del mondo, ma anche per soddisfare la sua amante Eva Braun. Ma cosa c'è di vero in tutto questo? Bene, oggi diamo una risposta definitiva a queste domande, analizzando il contenuto dei diari del medico personale del Führer, il dottor Theodor Morell, e scoprirai che la realtà è ancora più pazzesca di quanto tu possa immaginare. Quando Adolf Hitler entrò sulla scena mondiale negli anni 20 e 30, il popolo tedesco rimase stupito dalla sua energia e dal vigore dei suoi discorsi e comizi. Alcuni lo definivano ipnotico e magnetico, e Hitler continuò a essere un brillante oratore negli enormi raduni, come quelli di Norimberga, le cui immagini sono arrivate fino a noi. Tuttavia, con il passare degli anni e con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Hitler cambiò, e questo cambiamento fu evidente soprattutto a coloro che lo conoscevano personalmente. Cosa rese Hitler così energetico e dinamico? Cosa lo spinse a sviluppare un senso di invincibilità e un complesso quasi messianico? Bene, oggi sappiamo che Hitler aveva sperimentato su di sé varie sostanze chimiche ed il risultato di queste sue sperimentazioni costò caro a lui, alla sua Germania ed al mondo intero. È davvero possibile che la follia imperialista di Hitler e la sua megalomania fossero alimentate da un abuso di steroidi? Per scoprirlo dobbiamo prima analizzare il rapporto tra il popolo tedesco e le droghe. Dopo la Prima Guerra Mondiale, la Germania da sola produceva il 40% di morfina e cocaina del pianeta, le cui esportazioni erano una fonte importante di denaro per sostenere le casse dello Stato tedesco, fortemente indebitato a causa delle riparazioni di guerra accollate alla Repubblica di Weimar con il Trattato di Versailles. Per certi versi, la Germania negli anni 30 era quindi il più grande spacciatore del pianeta. Alla sua guida c'era Adolf Hitler che, diventato cancelliere nel 33 e poi dittatore nel 34, ostentava al contrario un'immagine pubblica di purezza e astinenza che aspirava quasi alla santità. Hitler non fumava né beveva alcol, raramente prendeva solo un caffè e predicava sempre contro l'uso di droghe. Tutto questo mentre solo nella città di Berlino venivano prodotte oltre 200 tonnellate di oppiacei all'anno, principalmente per essere esportate come fonte di reddito per il Terzo Reich. Ma Hitler voleva che il popolo tedesco lo vedesse come un modello di virtù morale, sociale e spirituale. Parte di questa ipocrisia fu la legge approvata nel 33, che prevedeva pene detentive per chiunque fosse sorpreso a vendere o assumere sostanze vietate. Per contro, erano disponibili nelle farmacie una serie di potenti droghe acquistabili dietro presentazione di regolare ricetta medica. Allora il segreto professionale medico non esisteva, anzi le leggi tedesche richiedevano ai medici di segnalare alla polizia qualsiasi persona con una prescrizione di narcotici che durasse più di 2 settimane, il che poteva risultare anche in soggiorni forzati in campi di disintossicazione e rieducazione. Dietro a questa immagine pubblica quasi immacolata di Hitler si celava però una realtà piuttosto differente. Oggi sappiamo che lo zio Adolfo sviluppò una forte dipendenza da una serie di droghe ed ormoni sotto la mano pesante del suo medico personale. Tutto iniziò nel 1936, quando Heinrich Hoffmann, il fotografo ufficiale del partito nazista e amico personale di Hitler, contrasse la gonorrea. Hoffmann venne indirizzato a un medico molto discreto, un certo dottor Theodor Morell, molto famoso fra le celebrità dell'epoca per le sue iniezioni di vitamine e energia. Il dottor Morell curò Hoffmann e Hitler ne rimase impressionato. Hitler aveva a sua volta sofferto a lungo di gravi problemi intestinali, fin da quando era stato esposto ai gas nervini durante la Prima Guerra Mondiale e per questo soffriva di stitichezza cronica. Il dottor Morell si offrì di aiutarlo e gli prescrisse il Mutaflor, il primo probiotico della storia, che è in commercio ancora oggi con lo stesso nome. Questo migliorò i dolori e i problemi di flatulenza di Hitler, che decise così di nominare il dottor Theodor Morell come suo medico personale. Morell si mise all'opera senza perdere tempo ed iniziò ad iniettargli diverse sostanze toniche, in totale oltre 20 composti. La lista completa di quello che prendeva Adolf Hitler non è nota nella sua interezza, ma in un articolo scientifico pubblicato dall'autorevole Giornale del
Collegio Reale dei Medici di Edimburgo, possiamo leggere quanto segue. I farmaci bizzarri e non ortodossi somministrati a Hitler, spesso per ragioni non dichiarate, includono cocaina topica, anfetamine iniettate, glucosio, testosterone, estradiolo e corticosteroidi. Inoltre gli è stata somministrata una preparazione a base di un detergente per armi da fuoco, un composto di stricnina e atropina, un estratto di vescicole seminali e numerose vitamine e tonici. Ebbene sì, lo zio Adolfo si bombava con testosterone, sia estratto da bovino che di sintesi. Non c'è alcun dubbio. Questo è quanto risulta dall'analisi dei diari dello stesso dottor Morrell e pubblicato dal Collegio Reale dei Medici di Edimburgo. Ora è difficile stabilire in quale misura il dottor Morrell somministrasse queste sostanze di sua iniziativa o dietro esplicita richiesta di Hitler. Sappiamo che il Führer voleva sempre la sua iniezione di metanfetamina prima dei comizi o in altre occasioni pubbliche. Per la sua insonnia e gli attacchi d'ansia, Morrell gli somministrava invece un tranquillante a base di bromuro e barbiturici. Qualora Hitler fosse troppo sedato, Morrell gli faceva iniezioni di coramina, uno stimolante oggi considerato doping. Se vuoi conoscere nel dettaglio il lungo elenco di sostanze prese da Hitler tra il 36 ed il 45, trovi in descrizione il link all'articolo scientifico. Ad ogni modo, le sostanze più frequentemente utilizzate erano solitamente oppioidi, cocaina, testosterone e soprattutto anfetamine. Il popolo tedesco conosceva già una metanfetamina venduta in farmacia con il nome di Pervitin e pubblicizzata ampiamente con una strategia di marketing simile a quella sviluppata dalla compagnia americana Coca-Cola, con un enorme successo commerciale. Ai medici venivano anche forniti campioni gratuiti di Pervitin per i loro pazienti e ricevevano una percentuale sulle vendite, un po' come avviene ancora oggi con le grandi case farmaceutiche sul filo della legalità. Tornando ad Hitler, non tutti erano convinti del genio medico di Theodor Morrell e delle sue iniezioni miracolose. Ad esempio, il dottor Ernst Gunther Schenck dell'SS era diffidente dei trattamenti segreti di Morrell e riuscì a procurarsi un pacchetto dei misteriosi farmaci per poterli analizzare. Più tardi Schenck scrisse che si trattava di un concentrato di metanfetamina mescolato con cocaina e alcuni ormoni. Questo spiegava perché Morrell somministrasse a Hitler un'altra iniezione la sera, un barbiturico, per rilassarlo e permettergli di dormire. Ad Hitler piaceva molto il Pervitin, tanto che ne autorizzò l'uso massiccio nell'esercito poco prima dell'invasione della Polonia, il 1 settembre del 39. I rapporti dai comandanti al fronte erano molto positivi. I soldati tedeschi che assumevano il Pervitin rimanevano svegli per giorni, camminavano per chilometri senza riposarsi e non sentivano dolore né fame. Molti pensano che il Blitzkrieg, la tattica militare alla base dei rapidi successi delle forze tedesche, non sarebbe stata sostenibile dalle truppe senza il supporto del Pervitin. Tuttavia, man mano che questa droga veniva ampiamente distribuita, i suoi effetti si esaurivano e i soldati crollavano, necessitando poi di un considerevole periodo di riposo. Nel 1941 il ministro della sanità del Terzo Reich decise di inserire il Pervitin nella lista dei farmaci controllati a causa dei suoi ora evidenti effetti collaterali, così che la sua vendita senza prescrizione venne interrotta. Nel suo rapporto il ministro affermava che un'intera nazione stava diventando dipendente dalle droghe e che i devastanti effetti collaterali del Pervitin a lungo termine annullavano qualunque beneficio iniziale. L'emergere di una tolleranza al Pervitin potrebbe paralizzare intere sezioni della popolazione. Chiunque cerchi di eliminare la stanchezza con il Pervitin può essere sicuro che questo porterà a un esaurimento graduale delle riserve fisiche e psicologiche, fino a un collasso completo. Il ministro aveva ragione, naturalmente, tanto che molti soldati morirono di infarto sul campo di battaglia a causa del Pervitin. Altri presero decisioni tattiche sbagliate o, peggio, furono capaci di compiere atti atroci. Anche Hitler non era immune a questi effetti collaterali, che ne cambiarono la personalità ed il comportamento, alimentando una crescente paranoia fino alle sue decisioni irrazionali dopo aver assunto il controllo personale delle forze armate. Molti alti ufficiali che conoscevano personalmente Hitler confermarono la stessa storia. Le capacità mentali di Hitler stavano diminuendo, le sue decisioni sbagliate diventavano sempre più gravi e numerose. Nel 1942 Hitler era ormai completamente dipendente dalle droghe e i suoi
suoi soldati e la sua nazione stavano per pagarne le conseguenze. Nel 1944 Hitler non era più lo stesso uomo che i suoi ufficiali avevano conosciuto nel 1932. In effetti, la decisione di Hitler di invadere l'Unione Sovietica nel 1941 potrebbe essere stata influenzata dal suo uso di droghe. Lo Stato Maggiore aveva infatti informato Hitler che l'industria tedesca non era pronta, ma il Führer volle comunque seguire la sua intuizione e diede il fatale ordine di invadere l'Unione Sovietica. Man mano che la fortuna della Germania sul campo di battaglia svaniva e dopo una serie di sconfitte nel 1942, Hitler iniziò a fare sempre più affidamento sulle droghe, con conseguenze devastanti. Ad esempio, durante lo sbarco in Normandia degli alleati, Hitler dormì durante tutta l'invasione per effetto delle punturine del dottor Morrell. E dato che nessuno aveva l'autorizzazione di svegliarlo e che nessuna operazione militare poteva essere iniziata senza il suo ordine diretto, le truppe tedesche furono costrette ad attendere che Hitler uscisse da suo torpore prima di poter rispondere all'invasione alleata. Verso la fine del conflitto il Führer raramente appariva in pubblico, ma le poche immagini che ci sono arrivate ci mostrano un uomo debilitato, che si muove lentamente e con lo sguardo fisso. Hitler non riesce più a controllare i tremori alla mano, che potrebbero sì essere dovuti al morbo di Parkinson, ma che sono anche un tipico effetto collaterale delle anfetamine. Le sue capacità decisionali erano peggiorate progressivamente, e questo fu in realtà un grande vantaggio per gli alleati, che riuscirono a sfruttare molti dei suoi errori tattici e strategici. Quindi, dopo tanti anni, abbiamo la risposta alla domanda. Sì, lo zio Adolfo si bombava e come? E assieme alle bombe si sparava in vena di tutto. Questa faccenda certo non poteva finire bene ed ha finito per produrre una delle più grandi tragedie dell'umanità, una guerra devastante, costata la vita a decine di milioni di persone. Se ti è piaciuto questo video, schiaccia quel bottone ed iscriviti al canale. Al prossimo video di Ulisse, la tua guida nel mondo.